Per utilizzare questa pratica è sicuramente molto utile studiare con un metronomo che ci faccia il counting dietro a quello che stiamo eseguendo, contando ad esempio i quarti 1, 2, 3, 4, oppure gli ottavi 1 and 2 and 3 and 4 and, oppure i sedicesimi 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and, o nel caso delle terzine 1 tita, 2 tita, 3 tita, 4 tita. And 4 and 5 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and... In ultima analisi c'è il leggere. Uno spartito ci aiuta a capire l'andamento e soprattutto dove sono collocati i colpi rispetto agli altri. Ad esempio, se un colpo di cassa coincide con uno di Charleston o se un colpo di piatto è in levare rispetto al rullante. Dobbiamo assolutamente imparare i valori delle note e delle principali figurazioni ritmiche. Quindi vi lascio alla vostra pratica. Mi raccomando, cercate di utilizzare tutte e quattro le possibilità finché troverete il sistema più adatto a voi. Questa è la famosa chiave di cui vi parlavo sin dall'inizio, ottenere un metodo. Questa cosa sarà ovviamente molto gratificante. Se avete dei dubbi, sono assolutamente a disposizione per chiarirvi anche i singoli concetti. Nel frattempo, sparatevi una bella tazza di caffè che dà concentrazione e buttatevi in questa nuova avventura. Alla prossima! Hey Junior, vieni a studiare counting. 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and 1 e and 2.